Simone di Pasquale Gela la sua compagna, il matrimonio non è fondamentale. Il ballerino sul suo eventuale matrimonio con la sua compagna confessa, non è fondamentale. Simone di Pasquale ha rilasciato un'interessante intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo per parlare della sua vita di coppia con Maria Di Stolfo. Tra le tante domande il giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti ha colto la pala al balzo per chiedergli se le nozze sono in programma. E il vincitore dell'ultima edizione de Il Cantante Mascherato ha subito tenuto a precisare di non ritenere il matrimonio un passaggio così fondamentale, anzi. Conta molto di più il rapporto che abbiamo costruito rispetto ad una cerimonia, capiremo più avanti cosa fare. Simone di Pasquale rivela, quando abbiamo capito che era arrivato il momento di andare a convivere. Successivamente il giornalista del magazine Nuovo ha chiesto all'ex protagonista di Balando con le Stelle che bilancio fa della vita di coppia con Maria Di Stolfo. E il ballerino, il quale ha criticato Caroline Smith senza troppi convenevoli, ha subito risposto che il bilancio è senza ombra di dubbio molto positivo. Aggiungendo che nella convivenza ha trovato solo vantaggi. Siamo perfettamente allineati su tante cose e prima di compiere un passo così importante ci eravamo testati in faccia e trascorrendo brevi periodi insieme a casa mia o a casa sua. Capendo quindi di essere fatti l'una per l'altro hanno quindi capito che era arrivato il momento di andare a vivere insieme. Ballerino sulla sua compagna Sevela, e lei la più glossa. Simone di Pasquale, sempre in questa intervista rilasciata sull'ultimo numero del magazine Nuovo, ha poi colto la pala al balzo per sveler che la sua compagna di vita Maria Di Stolfo sarebbe davvero tanto glossa et avrebbe un bel carattere fumantino. Ha un carattere impulsivo e si infiamma facilmente. Tuttavia l'ex ballerino di Balando con le Stelle ha anche tenuto a precisare che ha trovato il modo di spegnere le sue fiamme. Spengo le sue fiamme con una bella risata, percedes cose talmente assurde da rendersi conto anche lei che essere glossa e pura follia. Quest'ultimo ha quindi aggiunto che per rassicurarla la riempì di baci e cocciole, arrivando a chiederle di amarlo così come. Il giornalista ha poi chiesto al ballerino qual è il loro segreto di questo amore così travolgente. E il volto della Rai ha subito dichiarato che forse il loro segreto è il fatto che si siano incontrati non più giovanissimi. Sapevamo veramente che cosa volevamo e con chi avremmo voluto perseguire il nostro percorso di vita.